John Borno, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui con... Vabbè, presentatevi voi. E la sua ragazza, Alessia. E niente, perché? Perché siamo qua? Perché praticamente sono usciti i 20 nomi di, dei big che parteciperanno a Sanremo e volevamo commentarli insieme. Io, ragazzi, sì, esatto, io ragazzi vi dico una cosa, io non è che li conoscerò tutti, perché ma penso nemmeno loro, non è che magari salutiamo, però non si può conoscere tutte le persone, però magari uno è capace, diciamo, è il più bravo di tutti, mi ha evitato, mi ha evitato proprio espressamente di guardarli su internet, quindi andiamo li ho evitati per la sorpresa. Allora, il primo, però già se ne è parlato di questo, è un duo ed è Robby Facchinetti e Riccardo Fogli. Diciamo Facchinetti fa la sua sporca figura, mamma mia, anche Riccardo Fogli, ma è bello perché è un ritorno tipo agli inizi di Pooh, quindi è bello rivederli insieme. Fa quasi tornare indietro nella storia della musica italiana. Io probabilmente saranno uno di quei cinque che ti farò, anche perché io hanno fatto Strade, mi sono innamorato di quella canzone, la sento sempre tutti i giorni della mia vita, mi sveglio sentendo Strade. Se una canzone ti entra in mente, vuol dire che riesci nel suo intento, soprattutto se è cantata da queste voci clamorose. Quindi sono contento, dai, sono contento di questa scelta. Poi c'è Nina Zilli. Nina Zilli è particolare, però a me alcune canzoni sono piaciute tanto. A me non piace tanto Nina Zilli, ma non mi piace proprio il timbro di voce, ecco, quindi... Cioè, non è stata la migliore cantante della storia d'Italia, però... Una canzone però... abbastanza... Orecchiabile. Orecchiabile, sanremese. Anche emotivamente. Sì, però... diciamo che... No, guarda, io invece secondo me... Allora, Nina Zilli non mi piace il tipo di musica che fa... Però c'ha un timbro molto strano, Può piacere, non può piacere. Sì, esatto, non è, cioè non è brutto, del mezzo, sono d'accordo. No, cioè non è che dico che è brutto. A me personalmente non sì, piace. No, io non la differò. Io la differò. Poi ci stanno i The Colors. Allora, a me i The Colors, non lo so di voce, a me come canzoni piacciono tantissimo. Poi si può criticare l'aspetto professionale, ma quello che è successo una volta che l'ha sputato da qualcuno, cantante, non la voglia genere, quindi quello... è una cosa a parte, però se consideriamo il punto di vista delle canzoni, almeno per me sono molto molto male. Io i The Colors li critico, a me piacciono, a volte erano anche un po' spariti. Comunque la sedia che è un po' più bassa, non è che le bassa così. No, penso anche un po' bassa. Però vabbè, comunque cioè i The Colors sono un gruppo che comunque cantano principalmente in lingua straniera, inglese. Quindi sentirli in italiano, uno sono curiosa, due mi mette anche un po' in ansia perché devo vedere. Sì, pensano. Sì, per forza. Loro come timbro di voce sembrano degli inglesi mancati. Sì, ma io voglio vedere come rendono l'italiano adesso. Esatto. Sono curiosa perché per sono abituati sempre a una lingua. Sì, a me allora facile. Non mi dispiace che ci siano, però non ne vado pazzo, anche perché li trovo abbastanza ripetitivi. Orecchiabili, ma erano ripetitivi. Erano anche un po' spariti, in effetti. Però ci sta. È un po' derivato. Si trovano. Sì, forse proprio quelli. Come si chiama il cantante dei The Colors? Stash. E poi ha fatto la canzone con J-Ax. Quella con J-Ax, Fedez e Levante. Tutti quanti. Vabbè, comunque erano 88. Quarto cantante in gara è una coppia che non conosco. Sono Diodato e Roy Paci. Roy Paci non è quello che ha fatto la canzone importante. Roy Paci l'ho già sentito sicuramente. Mi ha spiazzato. Però Roy Paci canzoni famose mette. Roy Paci non so chi cavolo sia, ragazzi. L'ho già perché sinceramente non lo conosco. Sicuramente. Ma perché vanno fra i big sta gente? Poi sarò io ignorante che non li conosco. Revolution. Però sembrano che abbiano. Non so. Collaborazioni con Subsonica, con Mau Mau. Micio Pau Pau. E Diodato credo sia abbastanza famoso perché l'ho già sentito più volte. Sì, l'ho sentito. Però non so. Questo è il bello della diretta. Questo è il bello della diretta. Diodato è conosciuto semplicemente come Diodato, è un cantatore italiano. Vabbè. Dio ha dato diciamo una novità da vedere, ok. Pensavo che fossero due vecchi, invece sono due giovani. Pensavo due vecchi, in due faranno 40 anni. Vabbè, in due faranno 40 anni. E niente, andiamo avanti perché l'altro in gara è Mario Biondi. A me piace tanto. Mario Biondi, beh, una voce particolare, potente. Io non ne vado pazza. Io stranamente sono nel mezzo, ragazzi. No, a me cioè, piace. A te piace, a lei non piace. No. Sinceramente. È in particolare, ma a me piace tanto. Sì, non lo differò, ma comunque credo venga a fare la figura di quello che diciamo arriverà. Sì, poi sa anche che vince, arriverà più o meno appena fuori dai primi 5, 6. Beh, cioè, poi secondo me qualche figura un po' comunque importante della musica italiana, per tenersi un po' al livello. Sono contento di questo cantautore che vi sto per dire. Non ha mai fatto una carriera sì abbastanza importante, specialmente perché alla Nazionale Cantanti è il bomber di lusso. Sto parlando di
Barbarossa. Luca Barbarossa. Io Luca Barbarossa. Esatto, lo ricordo più che altro per i derby tra cantanti e attori. Il calciatore mancato. Sì. Se la canzone si chiamerà Passami Erzale. Ah, bene. Passami Erzale, lo zucchero è finito. Non so, non come so titolo come è un po' particolare. Però diciamo che come titolo mi ispira un po', perché magari è una canzone particolare che questa non canzone che dice non c'è penta nessuno, che non c'è punta però nessuno. Magari ma... potrebbe essere abbastanza orecchiabile. Tanto è quello che conta alla fine. Cioè, lo stato sociale. Li conoscete? Ma che stai studiando, che dici? No, li conoscete? No. Lo stato sociale è un gruppo indie. Ballo tu. Che è uscito, no, che è uscito fuori ultimamente, diciamo, ha fatto il boom. Io più che altro ho conosciuto su YouTube. Hanno fatto delle canzoni abbastanza, come posso dire, sì, orecchiabili, tra cui Buona Sfortuna, se non vado errato, eccetera eccetera. Comunque verranno una canzone Una Vita in Vacanza. Sono curioso di sentirli, perché comunque non me l'aspettavo a riuscire addirittura ad arrivare a Sanremo se dai mi big. Dici che so, comunque sì, non so dove sono usciti, io ho conosciuto su YouTube. Cioè sappiamo sono... che comunque arrivare da YouTube a Sanremo è... Ora non so se hanno iniziato da YouTube o no, però io li conosco prettamente per YouTube, non è che facessero ste grandissime cose, però sono bravi, quindi complimenti a voi. Annalisa, con Il Mondo Prima di Te. Annalisa non è male, cioè me la ricordo ad Amici, non ha vinto, però è, cioè, rispetto a quello che ha vinto ha fatto molto più successo, adesso tipo fa il tutor ad Amici, quindi non è male, cioè è una voce un po' particolare, non mi colpisce tanto, però non ti posso dire nemmeno che le sue canzoni fanno schifo, quindi sono nel mezzo. Tu? Non la conosco molto, lascio le parole la parola a lei. Ah, no, io la conosco, ma diciamo che... La cosa secondo me la pecca in Italia della musica italiana è che tantissimi cantanti fanno tutte la stessa musica. Più che altro si distanziano un po' le varie. Arisa che porta qualcosa di particolare, Giusy Ferreri che cerca di portare un timbro un pochino strano. Giusy Ferreri, a me non mi piaceva Si distacca magari Levante che porta musica urlante, però più o meno la musica italiana arti e base, cioè. Sì. Poi c'è Giovanni Caccamo. Ah sì, ha vinto anche Sanremo Giovani, a mamma piace tanto, che anche lui dovrebbe fare il tutor ad Amici, l'hanno presi proprio tutti. Per me nella media, non sei lista. C'ha una voce particolare, a me sugli uomini mi piacciono voci più potenti, però non ti dico nemmeno che, credo che faccia anche il cantatore se non sbaglio. Sì, mi sa di sì, se non vado errato. Quindi sì. Magari sono curiosa di sentire il testo, cioè il suo. Vediamo un po' come lo rende, più uno che colpisce emotivamente che timbricamente. Sì. Enzo Avitabile con Beppe Servillo, questi li conosco io. Beppe Servillo però l'ho già sentito. Servillo io conosco, che quella... Allora, vediamo chi è Beppe Servillo, c'ha un'età, c'ha 57 anni. Magari sono ignorante io, per carità di Dio, però no, vabbè, magari è famoso. La felicità non costa niente, lascia perdere Johnny, mannaggia la miseria. Non mi sembra una canzone. Ma io mannaggia la miseria. Ah no, ricordo quello. È un attore, Beppe Servillo. Ma quello non era Tony Servillo. No, è il fratello. Cantante e attore. È un cantatore, compositore, sceneggiatore italiano. Ha fatto una canzone che si chiama Mannaggia la miseria. È fratello dell'attore Tony Servillo. Ok. E l'altro è Enzo Avitabile, che non so chi sia, ma io adesso l'ho sentito, eh. Enzo, io se li conosco. Avitabile. Era Avitabile per me. Pure secondo me era Avitabile. Napoletano, sassofonista, compositore e cantautore italiano. È nato nel quartiere di Marianella. Ha cantato. Non le conosco, ragazzi. Non conosco la sua musica, però vabbè. Se c'è sta. Insomma, con Indivisibili, che non so quale sia, magari se la risento la conosco, ha vinto tutto. Miglior colonna sonora, miglior canzone originale. Siamo ignoranti allora. Davide Donatello, Nastro d'Argento, Globo d'Oro, Clark d'Oro, Bar International Festival. L'Oscar? No, il Davide Donatello. Ma ha vinto UEFA Europa League, ha vinto tutto. Poi andiamo avanti, continuiamo con Ornella Vanoni. Madonna cara. Mamma mia, lui è dallo spizio. Ornella Vanoni, ragazzi, con tutto il rispetto. Ma quanti anni c'ha Ornella Vanoni? Scusate, io. Mi ricorda l'imitazione dei Platinette su tale quale show. Cioè, Ornella Vanoni è del 34. Del 34, c'ha 83 anni. No, ragazzi, a me non mi piace il timbro del. Cioè, non. Vabbè, comunque secondo me è una signora della musica, però. Sì, ma io dico personalmente non. Però si fa. Cioè, ma se Mina può fare la voce della serie a team. Però Mina c'ha la voce della Madonna. Mina, a me le sento ancora. Ornella Vanoni è particolare, sempre stata particolare, secondo me. Quindi. Poi andiamo avanti, c'è Renzo Rubino. Renzo Rubino, io lo conosco, ma Renzo Rubino che salutiamo.
No, Renzo Rubino, ragazzi, sì, è bravo, ma è un cantautore, se non vado errato, ma è normale nella media. Noemi. Anche lei ha una voce molto particolare, Sì. Mi piace, Noemi. Ti piace? Io sono nel mezzo, cioè alcune canzoni mi piacciono abbastanza. Non ne sono fan, non ne sono. Sai qual è il problema di questi cantanti, soprattutto italiani, che non hanno un timbro particolarmente potente. Io sono più per timbri potenti, io ascolto più musica straniera, quindi... Però sono cantanti che secondo me devono colpire più emotivamente che timbri, perché c'è un grande timbro, però è particolare, però non quelle vocione magari che personalmente piacciono. Sono d'accordo, sono d'accordo. Poi c'è, quelli che io ti farò, tenetevi pronti, perché quando l'ho letto più o meno, se vi sono andato tutti a Cassarone, ti fa uguale. Tutti a Cassarone iniziano a cantare. No, ragazzi, perché cioè, io li amo tutte e due, se li avessi davanti li abbraccerei. Vanno in coppia con Non mi avete fatto niente, Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Io ragazzi, Moro, mi alzo in piedi. A me Moro piace tanto. Sì, l'ultima canzone mi sono l'ultima canzone di Sanremo mi sono innamorata. C'è una voce bella, graffiata comunque. Ermal Meta, oddio, dicono, a parte che alcuni dicono che se la tira un po'. Boh, non lo so, a me piace tanto come cantante. Però sì, non è male. Cioè, è sta vocettina un po' così. Però a me piace tanto. L'ultima canzone è bella quella con Elisa. Sì, mi piace tantissimo a me Ermal Meta. Infatti li farò. Ritornano, Siri, come sai che si dice dalle ceneri? La roba finisce, come la roba finisce? Come esatto, le vibrazioni. Erano Sarcina, no? Sbaglio? Sì, Sarcina. No, Sarcina aveva fatto Sanremo da solo. Sì, esatto, infatti l'ha fatto ma schifo. Si erano messa proprio separati. E mo sono ritornati insieme? Avranno preso l'elettroshock. Beh, Sarcina è particolare, non mi dispiace. No, vabbè, no, nemmeno a me, Poi, sì, con Almeno Pensami, l'ultimo, ufficialmente, il 20° di quest'anno di Sanremo, Ron. Ma perché tutti l'anni se ne presenta? Tutti l'anni. Vogliamo Harry. Vogliamo Harry. Io ho detto che ti però. Io ho detto no. Hai visto? Se avesse vinto di Citra X-Fax avrei fatto no. Attenzione, perché un altro dei miei preferiti di quest'anno di Sanremo, Max Gazzè. A me piace tantissimo. Io mi sono stupito. Poi pure della magica. Davvero? Sì, l'avevo incontrato. La firma, L'avevo incontrato. Dov'era? A Spoleto. Che faceva. Ma io vi parlo di 11 anni fa. Mamma mia. Ancora manco si sapeva chi era. Ha fatto 2 o 3 canzoni. Aveva fatto. C'avevo la mia. Andavo in giro con la maglia della Roma. Non mi chiedete perché. C'è la maglia della Roma. È arrivato lui con la penna. Ha fatto l'autografo. Forza Roma, Max Gazzè. Io. Grande Max Gazzè. No, e poi mi piacciono tanto. Come cantante. È uno dei migliori italiani che sono. Sì. È grandissimo Max Gazzè, anche lui potrebbe essere. Io lo tiferò assolutamente. Il titolo della canzone che è abbastanza particolare. La leggenda di Cristalda e Pizzo Munno. È un po' come i titoli delle cose. Dei cristicchi. No, dei cristicchi. Sì, come ha vinto. Quello che ha vinto Sanremo l'anno scorso. Ah, sì, Gabbani. Gabbani, che lui i titoli delle canzoni sono le granite e le granate. Strano che c'è Gabbani perché poteva fare il trillato. No, perché Gabbani. Pacchidere i miei pappagalli. Si titoli, ma che titoli. Ha detto non parteciperò, ma lo invitano come ospite ufficiale. Ma mo' è diventato abbastanza. Come direbbe. Yotobi, ma che cazzo di titolo è? Attenzione, perché i prossimi pochissimi i Decibel. Non so se li conoscete, Enrico Ruggeri. Sì. Ah, sì, Enrico Ruggeri, c'è una bella voce, c'è un bel timbro, mi piace, c'ho pure il CD qua fra l'altro. Anche lui ha fatto Sanremo da solo. Dove sei Enrico Ruggeri? Cosa? Ha fatto Sanremo anche lui un paio d'anni fa, non mi ricordo la canzone, ma sto arrivando. Eccolo. Ruggeri. Con la giostra della memoria. Avevo ancora i capelli al tempo. Volevo dire. Ma stavo pensando, ma che cazzo è questo? Sì, ma c'è sarà la contessa. Non c'è contessa, chi l'ha comprato questo CD? Contessa, tu sai. Arusta. Allora, poi gli ultimi 3. Vai. Prima vi dico subito questi perché un film, perché non so chi sia. 40 minuti di registrazione. Mudimbi. Ma che cazzo è Mudimbi? Ma perché invito? Ah, è quello che vendi fazzoletti sotto casa. Mudimbi, vediamo che cazzo è. Indiano, ma quanti anni c'ha? C'è l'immagine, la prima immagine che ci è venuta c'ha. C'aveva 3 anni, no, raga, non riesco a capire Mudimbi. Ragazzi, io però vorrei. È un rapper. Posso dire una cosa? Sarebbe un'altra parentesi da aprire, però. Non è giovane. Però qua è un po' un macello. Cioè, nel senso, mischiano i giovani, vecchi, giovani, vecchi. Cioè, nel senso, se saremmo giovani, secondo me ci andrebbe anche gente come lui più inesperta. Vabbè, sì, però. Cioè, sì, magari curiosi, gente che ha le prime armi lo mettono su Sanremo vero e proprio. Vediamo un po'. Ah no, aspettate, gareggerà nella categoria 9 proposte. Però qui me lo mettevano nei
nei big, vabbè. 9 proposte. 9 proposte. Poi gli ultimi due sono. Questo, ragazzi, per me hanno due sorprese clamorose. Che è? La prima, il primo è Red Kanzian, che va da solo. Ma non ma, dei bu. No, ma contro la vista. Va contro. Oddio, questa mi sembra. Cioè, sì. È peggio di quando è di Carrera. Sì, contro le vestiti. Esatto, ci ho pensato solo. Per mamma di colpire l'altro, cioè che tipo. Cioè, non ci posso credere. Infatti, quando ho letto Red Kanzian, ho detto no, no, no. Ma da solo sai che non ce lo so vedere. Magari canta il cioè... fanno schifo. E, e concludiamo con Elle e le storie tese, che aveva detto che si ritiravano. E infatti l'ultima partecipazione sarà a Sanremo in generale. La canzone si chiamerà Arrivedorci. Che ignorante. Ma se si dice arrivederci. Ignorante. Ignorante. No, vabbè, diciamo questa è la nostra analisi barra film. Personalmente non mi piacciono perché sono un po' troppo particolare. Ma sei contenta però... dei selezionati di Sanremo? Ci stanno, c'è cioè, qualcuno un po' no. meno, qualcuno, però no, perché sono abbastanza. Alcuni sono abbastanza sconosciuti, alcuni sono abbastanza ripetitivi. Mm-hmm. Perché sono sempre quelli che vogliono fa successo. Beh, tipo sento offesa, tipo Annalisa, Noemi. Cioè, girano vabbè. Sempre quelli. Sono curiosa un sacco di Moro. E Ermal Meta, di loro sono sempre curioso, mamma mia. Perché insieme io dico, Moro mi piace. Ermal Meta, Gazzè, poi vediamo. E comunque di giorno in giorno ogni volta vi porterò la mia analisi. Ci seguiamo da casa. Però ragazzi, io prima di chiudere voglio dire una cosa e voglio fare i complimenti e i migliori auguri all'amico Lorenzo Baglioni che parteciperà quest'anno a Sanremo Giovani. Sei un grande, mi raccomando. Oh, però devi spaccare Spacca. Tutto. Dai, e vinci. Lorenzo Baglioni, non rompere. Ma come? Niente, la conclude così. Ciao Lore. Bocca al lupo. Bocca al lupo. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate con un commento qui sotto dei 20 big di Sanremo. Vi ringraziamo per la visione. Buon e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Whee!